L'ospedale italiano è stata una grande risorsa per la popolazione turca perché è andato a sostituire l'ospedale che era stato distrutto dal terremoto. Le principali cure apportate da questo ospedale erano di tipo di emergenza e di tipo di continuità assistenziale. Questo è un ospedale classificato come Emergency Medical Team di tipo 2 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè un ospedale operativo H24 in grado di affrontare tutte le patologie che normalmente riscontriamo dopo le calamità, ma soprattutto ha una fortissima vocazione chirurgica e intensivistica. È dotato di un pronto soccorso operativo H24 che è in grado di ricevere codici rossi, gialli e verdi in termini di gravità, di una sala operatoria che può svolgere interventi di chirurgia generale, ortopedica, chirurgia plastica, di una sala parto che può alla necessità essere trasformata in un secondo letto operatorio. Ci sono poi 3 tende per la degenza, quindi con 10 posti di degenza per gli uomini, 10 per le donne e ancora un'altra tenda dove possiamo mettere eventuali bambini assieme alle loro mamme. Segue quindi la presenza di un laboratorio analisi completamente attrezzato, di una sala di radiologia, ancora di una tenda per l'isolamento di eventuali pazienti infettivi con 2 posti letto dedicati. La Marina Militare ha messo subito a disposizione la nave San Marco per portare gli aiuti umanitari alle popolazioni colpite dal sisma. Abbiamo completato le operazioni di imbarco nottetempo e siamo partiti subito alla volta delle coste della Turchia per portare gli aiuti umanitari. Primis, una volta sbarcati a Iskenderun, all'Estrandretta, abbiamo preso contatti con la protezione civile turca e nonché anche poi con personale dell'ambasciata italiana in Turchia e dell'ambasciatore stesso. Quando siamo arrivati abbiamo trovato le autorità locali che si sono messe a disposizione innanzitutto per accompagnarci nel posto prescelto per l'installazione del campo. Con la locale polizia e con l'esercito che stavano lì al campo e abbiamo instaurato un po' una sorta di rapporto facendo a gara chi montava più brandine da campo. Dunque l'abbiamo istruiti a come si montavano le brandine da campo e abbiamo fatto una gara a chi le montava più velocemente nel modo corretto ovviamente. Importante è stato il coordinamento fatto dal Dipartimento della Protezione Civile nell'emergenza, che è riuscito a mettere insieme a sistema tutte le varie componenti presenti sulla nave San Marco, che erano dall'esercito a Marina Militare, la colonna mobile della regione Piemonte, la regione Puglia, la regione Abruzzo. E questo lavoro di coordinamento ha fatto sì poi di creare una squadra vincente. Gli operatori sono integrati con il mio equipaggio, hanno fatto una squadra e devo dire che sono molto molto contento di aver avuto rappresentanti della Protezione Civile e dell'Esercito Italiano lavorare insieme e a fianco del mio equipaggio. Navigare su una nave insieme a tutti gli altri reparti, anche militari, abbiamo visto come ormai i volontari di Protezione Civile sono pronti a lavorare in sinergia con qualunque forza. La popolazione ci è stata molto grata per questo intervento. Nell'atto di consegna dell'ospedale, da parte del Ministero della Salute turco, c'è stato un abbraccio finale. È stato molto, molto felice di ricevere la struttura perché ne farà un uso sicuramente importante per sopperire alle mancanze degli ospedali presenti nell'area.